Sono 3.000 le sacche di sangue che servirebbero ad affrontare la carenza di sangue attualmente in atto nel nostro paese e la situazione in Campania non è delle migliori a causa del forte maltempo. Le Avis si stanno mobilitando per richiamare all'appello della donazione quanti doni al prelievo. Giornata di raccolta, non c'era inferiore presso l'ospedale Umberto I. Sono state abolite le raccolte domenicali, molte persone potevano venire soltanto di domenica e quindi è venuto a mancare un bel gruppo di donatori. E poi, periodo di influenze, freddo e altri motivi hanno fatto scendere molto il numero dei donatori. Oggi qui a Nocera c'è una raccolta straordinaria a causa della mancanza di sangue per tutta l'Italia, in particolare nella regione Campania. Sono venute 55 persone finora, che stanno, chi ha donato già, chi sta donando e chi è in attesa di donare. Risposta positiva anche a Pagani, dove l'Avis locale da tempo fa fronte all'emergenza grazie al supporto di un'autoemoteca. Devo dire che siamo contentissimi di oggi della donazione dell'Avis di Pagani, nonostante il maltempo, nonostante l'influenza che ancora c'è e le condizioni meteo avverse, insomma, sono accorsi diversi donatori. Siamo arrivati già a 40 donazioni, ancora dobbiamo finire. Quindi siamo veramente soddisfatti dei risultati che stiamo raggiungendo con l'Avis di Pagani e cercheremo di fare sempre di meglio. La prossima donazione, vi invito a venire alla prossima donazione che ci sarà domenica 19 febbraio e stiamo comunque riscontrando un aumento nelle donazioni, anche nonostante la prima diffidenza dell'emoteca mobile che è qui al centro sociale di Pagani.